Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di un esercizio che sicuramente è ambito da molti, ossia la bandiera. Questa figura viene utilizzata in tanti contesti, viene utilizzata nel circo, viene utilizzata nella pole dance, viene utilizzata nel calisthenics. Tuttavia, una cosa che secondo me viene molto trascurata è la costruzione di una muscolatura forte, soprattutto in tutto quello che è il complesso delle scapole, che ci permette di andare a stabilizzare le spalle, ok? In questo movimento dove diciamo c'è una parziale trazione dal braccio superiore ed una spinta da parte del braccio inferiore. Quindi l'esercizio che vi voglio proporre in questo video è esattamente cercare di andare a sensibilizzare la catena, diciamo, di spinta e quindi del braccio inferiore. Il prerequisito per forza di cose è la posizione di supporto frontale, quindi riuscire con le mani perfettamente allineate a respingere il nostro peso in caduta verso la spalliera. Da questa posizione, quello che vi chiedo io è di lasciar collassare il braccio inferiore. Logicamente la scapola tenderà a retrarre, quindi ad avvicinarsi alla spina dorsale, la scapola del braccio inferiore tenderà un attimo ad elevarsi e quindi quello che dobbiamo fare successivamente è cercare di ritornare nella posizione di partenza, quindi andare ad assumere una parziale protrazione della scapola e una depressione sufficientemente marcata da percepire la posizione come stabile e solida. Ovviamente una cosa molto importante che ho notato in chi sviluppa la bandiera è una forte differenza tra il lato destro e il lato sinistro. Quindi provate entrambi i lati e se andate a sperimentare delle asimmetrie, tutto quello che vi serve e che è logico è andare a basare l'allenamento in base al lato più difficile. Quindi non portate avanti l'altro anche se vedete che viaggiate, aspettate di riportare allo stesso livello anche il lato più debole.